Arriva purtroppo nel giorno di Santo Stefano, nel match natalizio, la prima sconfitta interna dell'Empoli. Arriva contro il Cittadella e, guarda caso, purtroppo il gol vittoria lo segna il grande ex Claudio Coralli, premiato tra l'altro prima dell'inizio della partita. Una gara strana, una gara particolare, condizionata appunto dal vantaggio immediato degli ospiti, che poi si sono chiusi a riccio cercando di non far giocare l'Empoli. Empoli che nel secondo tempo è cresciuto, ma purtroppo è un momento in cui la palla sembra non voglia entrare. Andiamo per pianetaempoli.it e la nuova Empoli Football Channel, la TV ufficiale dell'Empoli Calcio, ad ascoltare le voci dei protagonisti. Se Natale l'abbiamo passato bene, mister, con la bellissima vittoria di Novara, al Santo Stefano è più amaro. Una partita strana, un primo tempo in cui l'Empoli è apparso non l'Empoli che conosciamo, decisamente meglio nella ripresa, però c'è qualcosa, questo gol non vuole arrivare, il Cittadella vince secondo me immediatamente, però è comunque una gara amara per tanti versi. Sì, penso che la sconfitta sia meritata poi nel complesso della partita, perché noi abbiamo rischiato praticamente zero dopo essere stati in vantaggio fino al decimo minuto. Abbiamo cominciato in maniera sprecisa, molto più del solito, facevamo più fatica del solito a far viaggiare la palla, a muovere la palla. Poi nel secondo tempo siamo tornati sui nostri livelli. La partita era però ormai su un binario abbastanza sporco, però abbiamo fatto secondo me una grande reazione a livello caratteriale, anche a livello fisico, perché la squadra cresceva molto e abbiamo creato molto. In un periodo in cui non concretizzi le palle gol che crei, è chiaro che ti può capitare di perdere una partita di questo tipo. Vista anche l'inferiorità numerica, abbiamo continuato a creare, abbiamo continuato ad andare vicino al pareggio. E poi sono quelle partite, se trovi pareggio e manca un quarto d'ora è più facile vincere e no. Però te l'ho detto, molto probabilmente noi si sta chiedendo tantissimo alla nostra squadra, perché fino a questo momento ha fatto bene, però bisogna anche molto probabilmente avere la consapevolezza che qualche limite si può avere, che stiamo tirando su tanti ragazzi giovani e quindi molto probabilmente non siamo attrezzati per l'alta classifica. Cercheremo di starci più che possiamo, questo è evidente, però poi te l'ho detto, io sono abbastanza tranquillo perché ho visto che caratterialmente la squadra c'è, cioè la squadra non voleva perdere, l'ha dimostrato un 10 perché ha giocato veramente con il cuore l'ultimo quarto d'ora. E quindi queste sono basi importanti. Ti chiedo se in questo approccio, diciamo non in linea con le altre prestazioni, può inficiare la partita ravvicinata di Novara, e ti chiedo se col senno di poi avresti fatto le stesse scelte, magari affidandoti, perché no, anche a un minimo di turnover. Ma io col senno di poi non posso ragionare, potrei ragionare solo voi col senno di poi, perché io le scelte le devo fare prima e quindi bisogna ragionare col senno di prima. E io ho visto la squadra che stava bene, è chiaro che sta una settimana corta, però non penso ci sia bisogno di fare turnover giocando dopo 5 giorni, quindi questo mi sembra abbastanza evidente. Poi sinceramente mi sembrava, nell'unico allenamento vero che abbiamo fatto in questi 5 giorni, che è stato quello di un paio di giorni fa, la squadra mi sembrava aver recuperato abbastanza bene. Giocando su un sintetico è più difficile, probabilmente il recupero organico era stato di buon livello, il recupero muscolare probabilmente meno, però se la problematica fosse stata fisica non potevamo fare un secondo tempo di questo tipo, quindi molto probabilmente o siamo entrati più nervosi in campo del solito, era una giornata in cui all'inizio eravamo più sprecisi del solito. Se no la spiegazione da un punto di vista fisico del nostro secondo tempo sarebbe difficile. Ti posso chiedere cosa hai detto ai ragazzi nell'intervallo? Ma gli ho parlato delle cose che mi sembrava che non andavano bene, e mi sembrava che andavamo poco sulle palle vaganti, sulle palle perse, sporcavamo poco l'azione e per avere continuità, per stare al limite della loro area con più continuità, bisogna cominciare a sporcargli subito la palla vagante e la palla persa. E non mi piaceva il fatto di come scendeva la squadra sui loro lanci lunghi, perché scendeva solo difensori e questo ci creava problemi di rimbalzo sulla seconda palla in spazi abbastanza larghi. E gli ho detto di giocare con più tranquillità, perché c'era un numero di errori che non era
in linea con quelli che noi facciamo solitamente. Questo mi dà la sensazione di una squadra un po' contratta, di giocare più tranquilli, che non vuol dire giocare senza grande cattiveria agonista e senza grande determinazione. Io so che te lo chiedo spesso, te lo voglio richiedere, perdonami, ma si può provare a lavorare un po' di più, tu insomma, hai il polso della situazione, sul fatto di provare questo benedetto tiro dalla media distanza? Perché anche oggi in un paio di occasioni secondo me c'era l'opportunità di far male su tutte quelle di Verdi nel primo tempo, e sembra che proprio non si voglia tirare, quasi c'è il timore di scaricare questa palla in fondo al sacco in questo caso. Ma sai, quelle sono caratteristiche. Se te sposi una che ha una quinta di seno e poi a 35 anni ti piace anche la seconda, è un casino. E noi abbiamo queste caratteristiche, non ci abbiamo grandi tiratori da fuori. Non si può nemmeno lavorare secondo te su questo? Ma sai, se a volte ti diano gliela detta, giocatori, se bastasse diglielo, gli direi al portiere di parare, e centravanti fa gol e noi si vince tutte le partite. Se bastasse lavorarci, se ne prende 10 ai bar a casa e ci si lavora, in realtà poi i giocatori hanno certe qualità, certe caratteristiche e certi difetti. Non... sul tiro da fuori io so, abbiamo poi i giocatori che hanno grande facilità di calcio alla distanza. Io andrei a discutere più sul fatto che non abbiamo tirato da 3 metri dentro l'area di rigore perché si aveva palla sul destro invece sul sinistro. Questo può essere una discussione seria. Il resto, se uno non ha grande facilità di calcio, gli fai sprecare palloni a farlo tirare continuamente da fuori. Premetto io che secondo me non ha influito nel risultato finale, anche se tu mi dirai che l'angolo nasce da lì, però un arbitraggio di oggi è ai limiti veramente dell'amatoriale. Soprattutto la signora Santuari in alcune cose veramente ci ha fatto sorridere amaramente. 3 espulsioni, anzi 4, la tua, quella di Marcello Carli, forse anche Calzona che non ho visto, e poi Mario Lui chiaramente per un discorso di gioco. Ma parliamo delle vostre alla panchina, cosa è successo mister? Ho chiesto spiegazioni, non me l'hanno date, ora tornerò a chiedergli spiegazioni. Io ho detto solo questo è angolo e mi ha allontanato Carli. Ho sentito che stava dicendo al nostro giocatore non gli dà la palla su una sostituzione perché la rimessa è nostra, invece lui ha dato la rimessa a lui e ha espulso Carli. No, non te lo so dire, però l'aspetto più divertente di tutta questa vicenda è che le paginate dei giornali per gli arbitraggi le fa il Palermo. Senti, 2 giorni per ricaricare le batterie, per andare a Pescara, una gara che si prepara da sola, però anche qui la fortuna non gira, perché insomma andiamo a trovare il Pescara forse nel suo miglior momento della stagione. Sai, questo fa parte della normalità, sappiamo di andare a giocare su un campo difficile, contro una squadra forte, contro una squadra costruita per ritornare subito in Serie A, quindi sappiamo una partita difficile, molto probabilmente mentalmente sarà più facile da preparare di questa, e poi da domani l'altro, e vediamo come siamo usciti fisicamente da questa partita.